Ilario con il microfono che la, vero qua. La prima faccio io che in qualche modo voglio un po' provocare, no? E voglio provocare dicendo che questi due, per vedere se noi siamo vigilanti o sono stati vigilanti, due articoli di due giornali, adesso non dico, non voglio fare politica perché ho scritto troppo politica, ma sicuramente è vedere se siamo vigilanti e come possiamo essere vigilanti. Un giornalista diceva che l'Italia della solidarietà potesse diventare l'incitamento più diffuso nei media e in politica nel pieno dell'Occidente cristiano è davvero lo shock previsto. Un altro giornalista diceva di una protestata, di quest'estate italiana resterà una svolta nel senso comune dominante, dove per la prima volta il sentimento umanitario è finito in minoranza e ciò peserà sul futuro. Questo per la parte laica, per la parte, diciamo così, religiosa, dice questa cosa. È lo stesso. No, tanto vorrei che, siccome state seduti, non vi siete alzati per andare via, vuol dire che vi fa piacere stare insieme. E se ci fa piacere, allora anche voi dovete stimolare il dibattito e dare la vostra parte. Per prima cosa voglio dire a Dario che non bisogna avere paura, secondo me, di dire faccio un intervento politico. Bisogna riportare la politica al suo valore. Io non ho mai ritenuto che la politica fosse altro che una cosa bella e pulita, altrimenti non so perché mi sarei dovuta appassionare. E credo che bisogna lottare in forma veramente di pratica antifascista contro una tendenza molto negativa che è quella dell'antipolitica. La politica riguarda ciascuno di noi, è il futuro, noi scegliamo. E credo che ci siano anche degli equivoci, perché con la storia dei parlamentari, di cui si dovrà ridurre il numero e poi bisognerà vedere, speriamo non questa legge, perché se no ci sono delle zone che restano prive di rappresentanza, ma voi capite che se riduciamo le minoranze arrivano con un rappresentante o due, quindi attenzione, si limita l'opposizione, si limita la minoranza. Quindi, momento. Però nella gente c'è, sono degli,
mangia pane a tradimento, sono sulle nostre spese, se diminuiamo risparmiamo, insomma un risparmio da ridere, ma avendo 2.300 miliardi di debito, voi capite che un certo numero di milioni per i parlamentari non è quello. Ma non è una questione di questo tipo, è la questione che sono inviati dal popolo sovrano, che è sovrano per questo, perché ha la sua rappresentanza, che si chiama Parlamento. E la sua rappresentanza è lì per fare le leggi, non per fare, virgolette, politica e basta. La politica avviene perché sono politici, perché noi siamo tutti politici, ma questo è il mestiere. Allora, è evidente che quando si parla delle differenze che si avvertono nella società in questo momento, nelle differenze delle informazioni, una cosa da una versione, un giornale da una versione, un'altra. L'importante è che ognuno dia la propria valutazione. I giornali si leggono meno, girano i social, girano i Facebook, girano queste cose. Non che di per sé siano la negazione. Facebook si è decisa a eliminare, a chiudere la voce distruttiva, che appunto è quella dei fascisti. Però per qualcuno può sembrare una limitazione alla libertà. No, è la questione che noi dobbiamo essere noi a capire che cosa, quali sono i pericoli che ci circondano, perché altrimenti ci abbandoniamo a delle forme che suggeriscono, che inquietano e che sembrano promettere. Si promette, perché la campagna elettorale è fatta anche di questo, ma non è che puoi garantire, e ogni promessa andrebbe con allegata la nota spese. Quanto costa? E dove troviamo i soldi? Perché sennò è imbroglio. Perché ciascuno di noi, se dice qualcosa, sa di dirlo perché si impegna. E questo è un po' il discorso che possiamo fare noi. Io mi agganciarei solo per dire, sul pezzo di politico, ma per dire appunto che il carattere di costituzione antifascista significa anche la costante ricerca di una mediazione, appunto lo stato autoritario è una semplificazione che mette nelle mani di uno di poche decisioni e si va dietro, e invece un vero sistema democratico richiede sempre un incontro tra prospettive diverse. Questo lo vediamo nelle nostre famiglie, tra padre e figli, anche solo per decidere dove si va in vacanza o per qualsiasi cosa. Non parliamo dell'assemblea di condominio o della riunione di nucleo dei monaci, quando poi si mettono insieme i monaci, le sorelle e gli sposi, eccetera. Quindi tutti noi possiamo, credo, toccare con mano in un'assemblea di classe quanto sia difficile e complicata un'attività di mediazione tra diverse posizioni, che chiede una capacità di ascolto anche di idee diverse, anche molto diverse. E così nella società italiana credo che questa faccia parte. Io ritengo che ci sia bisogno di, così lo dico così proprio da cittadino, di una capacità di ascolto anche di idee diverse dalle mie. Sicuramente i dati dicono che non c'è l'invasione degli stranieri in Italia. I dati dicono che la prospettiva demografica, come quando io ero bambino a Torino, no? Avevo appena imparato a leggere,
e vedevo e dicevo, papà, cosa vuol dire non si affitta meridionali? Però sapevamo che poi andavano a chiamare i meridionali giù per lavorare alla Fiat, quindi queste contraddizioni, cioè il sistema Italia, noi perdiamo 8 milioni entro il 2040, mi pare, di cittadini originari, quindi li andremo a chiamare, se non ci sono andiamo a chiamare, quindi c'è un bisogno, e non c'è l'invasione, non c'è l'islamizzazione della società. Per esempio, Dossetti aveva molto timore, ci sono dei testi su cui io ho dei dubbi sulla sua analisi, oggi leggendoli parlava di conversione all'Islam dell'Europa, non c'è stata, non mi sembra di vederla in atto. Sappiamo che la maggior parte della migrazione in Italia è una migrazione, diciamo, di radici cristiane, ortodosse, dall'Europa dell'Est. Quindi certi allarmismi mi sembra veramente folle per 150 persone che arrivano sulla barca, ecco, dobbiamo metterne due in un paese, quattro in un altro, facciamola, però lo trovo molto, molto esagerato. Per altro verso non si può disconoscere l'allarme che provocano certi fenomeni. Chi lavora a fianco, insieme ai migranti, non può chiudere gli occhi di fronte a difficoltà effettive. Il carcere, sappiamo, oggi abbiamo 60.000 circa detenuti, un terzo sono stranieri, 20.000 di questi, 12.000 sono musulmani. Allora delinquono di più, sappiamo che i loro reati si situano tra i 30, fascia 3, 5, 7 anni, quando si vanno i reati grossi, sono tutti italiani, tu lo sanno, perché la generazione, però è un tipo di reato, per esempio, che quello crea un allarme sociale. Quando io vedo i ragazzi, i miei amici, li vedo fuori, li vedo dentro, i miei amici tunisini e i giardinetti, sono tutti loro. Cioè, capisco, tu sei una politica, quindi conosci, cioè, il polso della società, si può avere ben la sensazione che quelli sono il problema della delinquenza, non il fatto che i nostri ragazzi hanno bisogno di comprare la dose, ecco, quelli la forniscono, però questo tipo di allarme c'è, e così va bene, poi tutto il problema anche di mancata integrazione. Quindi penso che quello che come cittadino io sento oggi, quello che appunto preoccupa, è un po' il discorso di cui parlava Dossetti in questo Pace tra le culture, c'è bisogno di un avvicinamento, io credo che abbiamo bisogno di ascoltarci di più e quindi di poter tenere presente le preoccupazioni degli uni e degli altri. Quella è la difficoltà, soprattutto quella di far politica. In fondo, però la politica è questa, la politica è mediazione, è tenere presente le posizioni di tutti, avendo una barra che è quella del nostro testo. Su questo non si può tornare indietro, non si può pensare di dare un pieno potere, non si può pensare di avere capitano, la capitana, il comandante, insomma, qualsiasi cosa, cioè su alcune cose non possiamo transigere, però sull'incontro, ecco, tra le spinte, tra le esigenze, qua si tratta di forse di avere una nuova generazione. Chiudo sempre su questi pensieri, visto che vengo da Montesole, siamo parlati dell'orizzonte del Montesole, per dire che Montesole oggi rappresenta per i giovani proprio un po' questo tentativo di mettere insieme pezzi diversi, di fare un'opera di mediazione. E, per esempio, la scorsa settimana, da 4 giorni, da giovedì a domenica, abbiamo curato una summer school di ragazzi cristiani e musulmani universitari che si sono incontrati per parlare del tema della fratellanza, della pace, della giustizia, dell'ambiente, da tutta Italia, ed è stato meraviglioso vedere le diverse posizioni che venivano messe insieme. Cioè abbiamo cercato di fare un'opera di mediazione e sono uscito con l'impressione forte
che la generazione entrante forse sia migliore di quelle che precedono, che bisogna dare molta fiducia a questi ragazzi che hanno una vita difficilissima da quella nostra, vedendo un po' l'età, i capelli, insomma, siamo più o meno, ecco, insomma, più o meno della stessa, questi ragazzi hanno delle sfide enormi, ma per certi versi hanno una marcia in più, proprio sulla capacità di fare ponte tra di loro. Vengo domande perché finisco guardando. Sul discorso del dialogo, il discorso che hai portato avanti tu, sai che noi siamo convinti perché è l'attività prevalente che io e mia moglie facciamo in carcere come tanti altri della FOCHE che non siamo isolati. Io mi convinco sempre più che il problema non è dialogare con gli altri, sperando che diventino come noi, ma siamo noi che dobbiamo capire che situazione siamo. Prendo l'esempio del carcere, una situazione molto difficile, però abbastanza individuabile, che poi quella della società fuori. Noi, ad esempio, dico noi, mettendomi insieme ai cappellani, ai catechisti, a tutti, abbiamo la convinzione che in Grazia ci siano musulmani e cattolici, dimenticando che invece, dato che i reati sono fatti dalle persone, non dai cattolici e dai musulmani, tutti quelli che vengono dall'est Europa, cominciando dalla Albania, l'ex Jugoslavia, eccetera, questi, se c'è un cattolico, è uno che si sono sbagliati da trattare, perché sono ortodossi e musulmani, e sono dei musulmani che non portano il velo, le donne, che se mangiano la carne di maiale, è uguale, tanto loro queste cose non interessano, ma sono musulmani. E quindi c'è il pericolo che qualcuno li voglia convertire, siamo noi che li vogliamo convertire. Quando diciamo noi, ma guardate a me, anch'io 4 anni fa a un ragazzo che stava per essere battezzato nel Marocco, ho detto guarda, Dio è uno solo, tu ti battezzi, tu fai che poi cosa succede? Quando finisce il carcere, lui sta finendo, torni in Marocco, quando sei in Marocco cosa fai? Cosa fai quando sei in Marocco? Cosa ti conviene? O un altro caso, uno che era stato in una delle parti peggiori, delle parti infami, dove ci sono i reati sessuali, eccetera, questo qui è stato messo in un altro carcere, arrivato a Bollate a Milano, questo è diventato evangelico. E in volontà che c'è con quello che abbiamo fatto noi per lui, con l'aiuto che gli abbiamo dato, questo qui diventa evangelico. Abbiamo bisogno veramente di avere il coraggio di mettere in discussione noi stessi e di fare in modo che il dialogo che facciamo, cominciando dal dialogo con gli stati islamico, vuol dire riconoscere che gli altri adorano lo stesso Dio, hanno un'altra cultura, un'altra lingua, perché è più facile parlare in arabo, per noi è più difficile avere il colloquio così. E quindi ambito di rispetto. La prima volta che abbiamo fatto il dialogo con gli stati islamico c'erano quelli della polizia penitenziaria che erano la vendita politica, siccome questi qui, che sono dei delinquenti, pregano, urlano perché invita la preghiera, è fatto da voce, è fatto cantato, e tutto il braccio sta zitto durante la preghiera, specialmente dove sono tutti islamici. Questi qui che sono delinquenti e poi pregano. Io gli ho detto, e quelli che vanno a messa la domenica, cosa sono? Sono dei delinquenti perché hanno fatto dei reati, sono stati condannati per i reati fatti e poi vanno a messa, certo. E quindi hanno cominciato a cambiare, noi non sappiamo cos'è, cosa succede nell'intimo di ogni persona, perché facciamo fatica a capire cosa succede dentro di loro, però in carcere abbiamo visto alcuni risultati molto positivi, e gli altri lo sa, ad esempio alcuni locali sono riservati a preghiera,
alla preghiera dei non cristiani, o anche alla preghiera dei cristiani, una preghiera silenziosa. Il venerdì, le salette dei singoli brazzi sono chiuse per le attività di fare una pesca, di giocare un biliardino, di fare qualcos'altro, perché gli islamici possono pregare. L'ultimo venerdì del mese, nell'ex Abacimba, si possono radunare e fare la preghiera collettiva insieme. E questi sono risultati che per me sono molto importanti. Molto importante poi sulla coscienza, ognuno sa qual è la sua, e noi dobbiamo pensare alla nostra, perché facciamo un po' di fatica a entrare in dialogo, perché la tendenza di tutti quelli che hanno avuto il dialogo è di fare delle persone molto simili a noi, invece dovrebbe avere il coraggio di dire io penso a me e gli altri, però devo accettarli come dice Gesù di Nazareth, che dice fate agli altri quello che volete sia fatto a voi. E nel Corano c'è scritto una massima di Muhammad, forse un detto, adesso lo saprei meglio di me: nessuno può dirsi un vero credente se non desidera per gli altri quello che desidera per sé. Quindi abbiamo un sacco di punti in comune che dovrebbero aiutarci. Un po' collegando interventi, anche quello che dicevi tu, e cercando di mettermi quello che io posso, perché ho veramente grandi competenze, tornerei un po' alla cosa di Dossetti, pace per le culture, cioè per sulle nuove generazioni, no? La loro ricchezza da una parte, sono cittadini del mondo, per i miei nipoti essere a Torino piuttosto che a Bruxelles, piuttosto che a Montreal, piuttosto che in Sudafrica è la stessa cosa. Io per la prima volta che sono andato in Francia mi sembra di andare sulla Luna, non so. Quindi sono, per certi versi sono cittadini del mondo, hanno una massa di informazioni maggiore, peraltro sono più fragili, più anche questa cosa delle tecnologie, i social certo abbassano molto. Con le loro poi frattagli, videogiochi, non so, con una generazione che a un certo punto dovrà farsi un po' degli anticorpi, quindi hanno delle forze, delle luci, ma anche delle fragilità forti. Rispetto a questi, io penso che sia necessaria un'attività, Don Giuseppe parlava, Giuseppe Dossetti parlava di una educazione prepolitica. A un certo punto credo che questo sia necessario, che io individuerei proprio in una rete di attività culturali alte, che non vuol dire astruse, proprio per ricostruire il mosaico spezzato, perché la perdita degli elementi, dei legami del mosaico è quello che poi può spingere verso tante derive pericolose. E in questo senso credo che sia molto importante tutto l'ambito delle scienze umanistiche. Per esempio io ho vissuto il dramma della Siria, anche della Giordania, ho studiato alla facoltà di lettere e filosofia a Damasco, dove i ragazzi con il punteggio più alto potevano accedere a medicina e ingegneria, e quelli che avevano pochi punti all'esame di maturità potevano andare a lettere arabe. Questo portava a un abbassamento molto forte e Don Giuseppe diceva: guardate che il cuore poi dell'identità di un popolo non è data dalle tecnologie, è data dalle scienze umanistiche. E infatti come applicazione noi abbiamo adesso, abbiamo tante storie di terroristi, non sono per andare su quel lato lì, che hanno nel loro background una laurea in ingegneria, in marketing, chimica, vabbè perché c'è la bomba, poi uno fa pasticcia così. Impossibile un ragazzo che esce da filosofia sviluppare delle idee, di alienazione. Ho avuto tanti amici alla facoltà di lettere e filosofia che erano dei musulmani credenti, i musulmani pregavano 5 volte al giorno, c'erano la barba, le ragazze col velo, ma dovendo studiare Aristotele,
Platone, Kierkegaard, eccetera, non potevano strutturalmente venire fuori delle teste squadrate, cioè dovevano confrontarsi. Quindi questa attività, diciamo questa promozione dell'umano di fondo, ho detto che tu, una delle cose che fa, prime cose che hai fatto l'edizione di un testo di Catullo, giusto o sbagliato? No, è vero. Giusto, ecco, queste sono le cose che fanno cultura. Uno dice, ma che cosa abbiamo bisogno di Catullo? Abbiamo bisogno di Catullo, abbiamo bisogno di studiare Filone Alessandrino, abbiamo bisogno di fare queste cose, i padri della Chiesa, no? Perché queste cose danno una base larga. Il famoso discorso anche che si faceva, ci sono gli uomini delle fonti, gli uomini dei manuali e gli uomini degli articoli, diceva Papa Giovanni XXIII. Gli uomini delle fonti hanno una visione larga, e Giovanni XXIII si dice che si addormentava alla sera a letto con un volume del Migne, la patrologia mastodontico in mano, e si leggeva il Migne. Ecco, quella cosa lì, quell'attività culturale di fondo, lettura, quindi dico per i nostri ragazzi, i nostri nipoti, come cosa larga, che a un certo punto uno dice, ma che cosa serve sul decreto sicurezza? E io ritengo che una formazione culturale di questo tipo, umanistica, che poi va bene, uno fa i marketing, ma ti dà anche una sensibilità poi per scendere in piazza, o se non è la piazza maggiore, per scendere sui social, ecco, i ragazzi metteranno il loro modo per dire, facciamo un muro di 50.000 dislike, ecco, sul decreto sicurezza. E poi l'altra cosa è la formazione costituzionale. Questa è veramente la cosa. Adesso noi vorremmo far partire una cosa con il Poggeschi, leggere la Costituzione italiana in parallelo alle Costituzioni dei paesi dei migranti, in parallelo alla Costituzione della Tunisia, dell'Egitto, dell'Algeria, della Romania, della Moldavia. Questa formazione è importante alla luce dei testi della Costituente, quindi tutto quello che noi possiamo fare per questa formazione sulla nostra testo fondante, proprio in colloquio, nella vena del costituzionalismo c'è un grande ambito di dialogo con le culture, perché le costituzioni, anche se scritta da un musulmano, ecco, parla un linguaggio che in qualche modo è simile. Anche questa è un'attività di formazione prepolitica che poi a un certo punto la trovi spesa nelle urne, quando si tratta di scegliere un partito piuttosto che un altro, nel momento in cui si tratta di prendere posizione verso un provvedimento, come dire, è un investimento che ritorna. Beh, sostanzialmente c'è stato nelle domande sempre il discorso del perché siamo così, perché ci siamo ridotti così, ed è una domanda che mi faccio anch'io. Quando io ho fatto la prima campagna elettorale e andavo in giro, era il 76, e andavo in giro anche in piccoli centri del nostro Appennino, c'era gente che non aveva la quinta elementare. Io da loro ho imparato. Oggi vado a dei dibattiti, in genere la gente è laureata, non riescono a fare domande, non riescono a fare interventi. Io non imparo più, non imparo più neanche a che punto siamo. Allora, questo significa che è quella tale transizione che non sta uccidendo l'umanesimo, perché vanno avanti le scienze, vanno avanti le tecnologie, perché qui, perché là, è perché va avanti tutto e sta cambiando, e noi facciamo fatica a essere cittadini, a uscire dalla limitata condizione di essere bolognesi, di essere emiliani, di essere italiani. Non abbiamo ancora realizzato di essere cittadini europei
è venuto Draghi a prendere la laurea honoris causa e ci ha detto: ragazzi, voi a Bologna, primato della mortadella, se non c'è l'Europa ci fate i panini per i bar. Allora voi capite che è la dimensione dentro la quale si vive, viene prima la cittadinanza europea. Ma oggi che abbiamo questi pericoli di sovranismi, che sono dei miti, delle favole, delle paure, i sovranismi adesso sulle questioni ambientali, voi l'inquinamento perché ci sono le Alpi lo blocchiamo? Se Bolsonaro lascia bruciare le foreste, non ne abbiamo dei danni anche noi? Allora voi capite che siamo già cittadini del mondo? E questo significa sbaraccare un sacco di roba. Anche l'umanesimo si trasforma, si trasformerà. Ed io sono una delle persone di un certo tipo di ottimismo, perché se no non si riesce ad andare avanti, se non ce lo diamo un poco. E io credo anche che un cristiano non dovrebbe essere pessimista, insomma. Però in prospettiva io credo che ci sarà un altro umanesimo, aiutato proprio da tutte queste macchine, tutte queste robe. Solo che stiamo facendo, cigolando, perché tutta questa cosa ci disturba, eccetera. Per tornare a noi, perché i ragazzi non sono convinti? Intanto guardiamoci attorno noi. Quanti hanno propri figli e propri nipoti? Sulla stessa lunghezza d'onda, a loro modo, evidentemente. C'è un feeling, c'è una cultura comune, la buona educazione, tutti per bene, ben educati, però quanti si impegnano? Ecco, perché anche quelli dei centri sociali di solito non sono i nostri figli, i nostri nipoti. Ecco, c'è parecchio da pensare. L'insegnante che nelle scuole fa le sue lezioni, poi vota, che so io, come tanti, dice ai ragazzi che l'Europa è fatta di 550 milioni di abitanti, che averne 10 in più distribuiti nei paesi deserti, insomma abbandonati, delle periferie, può sopportarli benissimo? E che non ci sono problemi di immigrazione come terrorismo? Queste sono cose che nascono da un minimo di competenza di quello che si ha, la vecchia competenza. E allora c'è qualcosa che ha fatto sì che noi, che io che ho imparato da persone, una signora anziana, una lavoratrice di campagna pensionata, che disse: io ero entrata nelle liste del Partito Comunista, cosa che procurò un trauma generale per la mia appartenenza al mondo cattolico, ma devo dire che fu molto superata, tranne che il mio abbandono di transito per via Altavella, ma cosa che ho ripreso tranquillamente in questi tempi difficili, perché anche noi come cristiani le mediazioni poche, perché in questo momento perfino davanti al Papa, che fa le sue comunicazioni ex aereo, e nei dibattiti con i giornalisti è venuto fuori il pericolo dello scisma. O dice: beh, ne abbiamo avuti tanti nella storia della Chiesa, comunque non è. Però il problema c'è. Noi eredi del Vaticano II non l'abbiamo mai portato dentro le parrocchie che noi ritenevamo bisognose di attenzione, perché erano leggermente reazionarie. E questo sta dentro l'insieme. È una transizione che ha bisogno di essere seguita. E
cercando che l'avanzamento culturale che si è verificato sia un avanzamento aperto allo sviluppo, al cambiamento, non perché il figlio l'abbiamo laureato con sacrificio, questo è arrivato chissà dove, forse non ha capito niente della vita. E qui c'è parecchio da ricostruire. E non abbiamo fatto i conti con Mussolini perché non abbiamo fatto i conti neanche con i pochi, con gli scarsi, ma non sono neanche 150 anni che stiamo insieme, quindi fino al 18 marzo del 1861 andavamo a Modena col passaporto e se portavamo delle merci sotto ci avevamo la bustarella. Il giorno dopo tutta Italia ha avuto le stesse leggi, non c'era più differenza stato pontificio, duca di Modena, bustarella è rimasta. E queste sono le cose che fanno la storia. Purtroppo non è facile avere in mano un qualcosa, però sapere che la legge sicurezza è stata scritta ad arte e votata dal Parlamento solo con la possibilità di opporsi, ma avevano la maggioranza assoluta perché il voto della gente è stato quello, Mattarella l'ha dovuta firmare. Allora voi capite che non è che Mattarella consentisse con i contenuti, ma ci sono gli aspetti formali sui quali sarebbe una forma autoritaria intervenire. Quindi questo vuol dire che responsabilità abbiamo anche noi per come siamo sensibili a tutti i pifferai che girano per la strada. Uno suona il piffero, si porta dietro i topini e i bambini che siamo noi. Sì, vabbè. Sì, di cosa chiede lui, sì. Allora, non abbiamo ben vigilato. Adesso non mettiamola sul drammatico. Quello che è successo è quello che è successo. E i problemi sono anche renderci conto che noi viviamo, adesso siamo in crisi, c'è stata quella del 2008, speriamo che non ne venga un'altra che sarebbe molto peggio, però cerchiamo di tamponare, Draghi anche oggi ha fatto quello che poteva, però i problemi sono che abbiamo avuto l'impressione di avere un benessere destinato a crescere indefinitamente. I nostri genitori, i nostri nonni stavano molto peggio di noi. Tutti hanno l'appartamento in proprietà, tutti, insomma, in Germania metà della popolazione adesso è crescente la proprietà privata, ma erano tutti in affitto, in gran parte, il mondo del lavoro certamente è in affitto. E sono situazioni che pesano, cioè noi stiamo bene, questo ci rende egoisti anche e paurosi, paurosi di perdere, mentre qualcosa dovremmo pagare. E credo che nella concezione dello Stato noi abbiamo qualche elemento che ci sfugge per ragioni di comodo. Noi siamo il settimo paese industrializzato, il settimo nel mondo in ordine di ricchezza, siamo tra i più ricchi e ci sembra che ci manchi qualcosa. Essendo tra i più ricchi, bisogna vedere come siamo fatti. È ricchezza privata. Lo Stato è povero, perché la ricchezza privata non paga le tasse. E per questo è stato ai tempi di Papa Giovanni, poi lo dicevamo in tante situazioni, e pagare le tasse è anche un peccato, perché noi
se chiediamo dei servizi, li chiediamo come? Se la mattina uno accende la luce per vedere la veglia che ora è, e quello è pubblico, è intervento dello Stato. Chi paga? Le tasse. Allora, ci fu un economista che disse: pagare le tasse è bello, certo, però è impopolare. Allora, ecco, queste cose qui non fanno parte della coscienza profonda del paese, perché il discorso è quello della democrazia. L'ultimo intervento, per la prima volta, è stato due volte usato la parola democrazia, che non abbiamo molto citato in questo intervento. La democrazia è sempre a rischio. Noi siamo pacifisti, eccetera, anche non violenti, e la democrazia è debole. Appena voi avete l'ombra dell'uomo forte, stiamo attenti, perché c'è bisogno certamente dell'autorità, ma non senza che noi deleghiamo la nostra fiducia, ci affidiamo, no? È responsabilità, e per questo è andato decrescendo la partecipazione al voto. I tempi sono quelli che sono. Dossetti aveva l'idea della dominazione islamica, perché prevedeva che era dall'Oriente che venisse un grande cambiamento e trasformazione anche politica. Oggi direbbe la Cina, perché siamo in quell'ombra, in quel cono d'ombra lì, che sta avanzando sempre di più. E questo che cosa vuol dire? Che diventeremo cinesi? No, ma il rapporto di poteri e di forza sarà modificato per forza. Allora, tutte cose che dobbiamo prevedere, anticipare, perché sennò ne va di mezzo il nostro lavoro, il nostro benessere, eccetera, ma anche la nostra cultura, il nostro modo di essere nei confronti delle generazioni future, di cui si parla sempre ma non ce ne importa più di tanto. L'ultima cosa è la crisi dei valori e l'educazione civica, eccetera, che la classe docente è come noi, anche la classe docente è quella che pian piano è venuta abbassando la guardia rispetto ai problemi di fondo. E la cosa che non riesco a perdonare è che abbiamo accettato il linguaggio dell'odio, il linguaggio della violenza, il linguaggio della maleducazione, della mancanza di rispetto, che è mancanza di dignità a partire da chi le pronuncia. Io credo che questo debba essere, e io mi auguro che nelle forme di mediazione che stiamo vivendo proprio in questi giorni ci sia l'abbassamento dei toni di una parte che scompare perlomeno dalle televisioni e dalle invasioni di personalità di violenza, ci sia un recupero anche di forme più civili di comportamento anche sui social, e credo che sia stato importante anche eliminare Casa Pound e cose del genere da Facebook. Però bisogna che ci pensiamo, perché questo non è possibile continuare ad accettare che in Parlamento, dove ai tempi dei tempi sembra che sia passato, però la parola buffoni era certamente una delle quelle gentili, però circolava, che adesso una donna non possa essere libera di fare la Presidente del Senato senza essere vilipesa. Ecco, mi auguro che la Commissione europea, in cui ci sono 13 donne e 14 uomini, insegni qualcosa
perché sono donne un po' toste, secondo me qualcosa sarà indicativo, perché vorrei che non uscissimo depresse. Non siamo mica soli al mondo, abbiamo dei casi, come italiani siamo un caso molto particolare, ma guardate l'Inghilterra. Ecco, l'Inghilterra è una bella soddisfazione vedere che le manifestazioni per chiedere il rispetto del Parlamento avesse in prima fila un'infinità di giovani che chiedono il rispetto del Parlamento. Da noi forse non è così, però, come dire, da noi nessuno ha chiesto di chiudere il Parlamento per un po', e come da noi Mattarella ha dovuto firmare il decreto sicurezza, così la regina d'Inghilterra ha dovuto firmare la chiusura del Parlamento. Però il disastro che è la Brexit, nata dallo stesso movimento populista di sollecitare attraverso l'incutere paura, esaltare i vantaggi che ci possono essere del ritorno al paese che si è contenuto la moneta, quindi fortemente identitario, e però sono lì che forse gli mancheranno i medicinali, forse gli mancheranno gli arrivi delle merci, forse avranno dei grossi problemi di lavoro, e quindi ecco, di lontano si vedono le cose molto meglio. Allora, ecco, in una fase difficile in cui tutto il mondo deve essere rimesso in circolo, cerchiamo di dare comunque la nostra attività positiva, soprattutto non violenta, soprattutto di appello alla pace, che sia però pace politica. Chiudiamo così e possiamo citare di nuovo Rossetti, che ci invita al silenzio, giusto perché finiamo con Rossetti. Ancora il sesto punto sempre delle querce di Montessori. In sesto luogo occorre rendere possibile consolidare e potenziare il pensare e l'agire per la pace in nome di Cristo con un ultimo elemento, il silenzio. Molto silenzio al posto dell'ardente fragore che ora impera. Il silenzio è la quarta dimensione di tutto. Io finirei con questo. Facendo un percorso con testimoni e con approfondimenti per arrivare appunto al pomeriggio a Montessori. È un secondo percorso in macchina da Pioppe di Salvaro, dove avremo l'Anna Rosa Nannetti, il sopravvissuto della, diciamo proprio di quel luogo, e questo sarà in macchina, quindi più comodo, che convergerà poi con
probabilmente su Casaglia o pomeriggio, per poi arrivare alla, alla messa finale. Questo per dire che comunque continuiamo anche a fare la memoria dei fatti e dei luoghi, che deve essere sempre all'interno